Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia con Antonella E Entranò. Ugo Lombardi. Salutiamo Ugo Moreno da Modena, lo ringraziamo per la regia. Ciao Ugo, bentrovato. Ciao Antonelli, buonasera a tutti quanti. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao Sì, Massimo. buonasera, buonasera a tutti, in collegamento telefonico questa sera. E diamo il benvenuto ad Aaron Pettinari, l'ospite di questa sera, caporedattore di Antimafia 2000 e autore del libro Quel terribile 92, edito da Imprimatur. Ciao Aaron, Ciao Aaron. bentrovato. Ciao a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, viste le difficoltà di linea, Ugo, se non ti dispiace, passerei prima la parola a Massimo Bonella per gli ultimi accertamenti e poi a te per i saluti al network. Va benissimo. Prego, Massimo. Grazie Antonella, molto gentile. Purtroppo abbiamo la Wind che ci toglie la linea a singhiozzo e quindi purtroppo non è garantita. Allora, in collegamento telefonico, subito alle 22.05 in questo momento, vi do le top news. Dunque, iniziamo con una notizia di cronaca. Milano, un camerunense di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milano per aver aggredito senza motivo un treno di origini serbe in attesa del tram. È accusato di tentato omicidio. L'aggressore ha colpito per 3 volte con una spranga l'uomo che si è accasciato a terra ed è stato soccorso dai passanti. È ricoverato con diverse fratture al cranio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Quando il 32enne è stato bloccato, era in evidente stato di alterazione. Ha precedenti per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Elton John, addio alle scene per Elton John. Il musicista britannico saluterà il pubblico con l'ultimo tour che sta per cominciare. Le priorità sono cambiate, ho figli, voglio essere parte della loro vita, ha detto a New York. Dunque, alle 22.06 vi ricordo solamente su pianetaoggitv.net, la nostra testata giornalistica da dove vi parlo in questo momento, è pubblicata l'edizione della sera di RST Notizie, Radio Saiuz TV Notizie. In studio ci sarà Rosario Moreno, editore di Radio Saiuz TV. Bene, 22.06, non mi resta che rilanciare subito la linea a Osservatorio Antimafia, Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Saluto anche il vostro ospite Aaron Pettinari. Bene, buon proseguimento con la trasmissione. Grazie Grazie Massimo, Massimo. rigiro subito la linea a Ugo per i saluti al network. Ti ringrazio Antonella. Ormai, come dico da diverso tempo a questa parte, Radio Saiuz si avvale della collaborazione di diverse web radio. Sono appunto Radio Reno Web, Radio Sismondi Libri, Radio Favaro Veneto, Radio Valdichiana, Radio Isso, Modena Noi Radio e, come ormai dico sempre, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie, che sono le ultime tre, per così dire. Inoltre, ci si può seguire tramite la nostra pagina Facebook di Radio Saiuz, la chat è aperta e consiglio sempre di scrivere, rispondiamo subito, come anche sul nostro sito al radiosaiuz.it, anche lì la chat è aperta e voi scrivete che noi tutto quello che voi scrivete, che voi domandate, noi lo riportiamo direttamente. Inoltre, il nostro, come dico sempre ormai, il nostro media center al saiuzmedia.it, come login basta mettere ospite, come non bisogna mettere nulla, e si può accedere a tutti i vari format che passano nel circuito di Radio Saiuz. Quindi per chi si dovesse essere perso qualche puntata può benissimo, riconsultarla lì. Con questo è tutto, vi ripasso la parola. Grazie Ugo. Allora Aaron, ben trovato in anno, stai bene? Sì, grazie, grazie, tutto bene. Qua a Palermo, insomma. Perfetto. Beh, perciò te lo chiedo perché il Giorni lavoro frenetici, solitamente. sì, giorni frenetici, diciamo, che è un po' Infatti, così. sono giorni serratissimi di grande impegno. E, comunque, ecco, veniamo subito ai tanti articoli nuovi pubblicati sul sito antimafia2000.com e partiamo dalla notizia più fresca in termini cronologici, cioè quello che riguarda l'operazione Gota 7.
40 ordinanze di custodia cautelare. Le accuse vanno dall'associazione mafiosa all'estorsione tentata e consumata, alla rapina, tutte aggravate dal metodo mafioso. Un'operazione abbastanza importante, Aaron, che va a colpire la mafia di Barcellona Pozzo di Gotto. Assolutamente sì, un'operazione che prende appunto, già il nome dice tutto, Gota 7, significa che ci sono state sette operazioni con questa denominazione. E di fatto la DDA di Messina ha, con questa operazione, colpito duramente la famiglia di Barcellona Pozzo di Gotto, una famiglia che da diverso tempo è ritenuta come una delle più importanti per quanto riguarda la zona di Messina, tanto che aveva dei collegamenti sia con il catanese che con il palermitano. Basti pensare, proprio anche dal punto di vista storico, basti pensare che in quella zona fior di latitanti hanno trascorso il loro periodo, diciamo così, di fuga dagli organi inquirenti, per citare un esempio su tutti, proprio a Terme Viatore, sempre in quella zona, per esempio nel 1995, 94, 95, si nascondeva il noto boss mafioso catanese Nitto Santapaola. Per fare un nome, l'operazione di oggi diventa importante proprio per il numero di persone che sono state arrestate, una quarantina, per il numero anche di vicende che sono state ricostruite per quanto riguarda le estorsioni, una mafia, diciamo, particolarmente violenta, anche perché venivano picchiati addirittura chi si opponeva, diciamo, al pizzo veniva malmenato per strada, oltre al metodo, insomma, mafioso che veniva applicato con le intimidazioni, le bombe incendiarie e quant'altro. Tra i nomi arrestati ce ne sono in particolare due di un certo rilievo. Penso ad Antonino Merlino, che è stato già condannato per l'omicidio del giornalista Beppe Alfano, e Francesco Salamone, che era eletto consigliere comunale di maggioranza proprio nel comune di Termini Viatore nel 2013 e poi sospeso nel luglio 2016 quando c'era stata un'altra operazione di nome Triade. Tra i nomi c'è anche quello di Angelo Porcino, che è un imprenditore arrestato nel 2011 nella prima operazione Gota, che nel 2015 era stato condannato in primo grado a 11 anni per associazione mafiosa. Porcino è un nome che si ricollega in qualche maniera al caso dell'urologo Attilio Manca, in quanto stranamente avrebbe voluto incontrare proprio a Viterbo nei giorni prima che Attilio Manca venisse ucciso. Tra l'altro, lui era stato anche indagato per la morte di Manca e poi la sua posizione venne archiviata. Questo è più o meno, diciamo il quadro. L'operazione si è avvalsa di diversi collaboratori di giustizia, Carmelo D'Amico, Salvatore Campisi, Alessio Alesci, Franco Munafò, insomma, vengono stati azzerati, diciamo, i vertici di quella frazione che in qualche maniera è ritenuta particolare. Particolarmente forte sia sul piano militare che sul piano economico, e con intrecci e collegamenti appunto con la parte dell'imprenditoria e della politica. Ma Aaron, scusami, la tua esperienza ti dice che questi arresti di solito poi rimangono fermi, cioè finalizzati alla cattura di questi personaggi, o danno poi dei riscontri successivi? Cioè, voglio dire, questi personaggi poi consentono magari di poter raggiungere livelli di malavitosi a livelli più alti, insomma. Sono, diciamo, proficui in questo senso, secondo la tua esperienza? Ma ogni operazione ha portato sempre a uno step successivo. Appunto, in questo caso le operazioni Gota sono state sette nel corso di questi anni. La prima, se non erro, era del 2011, mi sembra di ricordare. Quindi facciamo conto che in questi 7 anni che sono trascorsi, comunque è stato sempre portato avanti un pezzetto di
di indagine di, sono stati portati in galera diversi boss mafiosi. Vale questo per l'operazione di Messina come può valere per tutte quante le altre operazioni che ci sono state in queste settimane. Abbiamo visto gli arresti proprio nei giorni scorsi qui a Palermo, poi ci sono stati importanti anche l'operazione di Agrigento con 56 arresti e l'intero mandamento di Agrigento è stato colpito dalle ordinanze di custodia cautelare firmate dal GIP, addirittura convalidati, con gli arresti convalidati dal GIP, quindi c'è uno step successivo. È stata completamente smantellata quella la mafia agrigentina. Anche lì, in quel caso, si parlava di un'operazione importante, perché quella è una zona la più grande che c'è stata in quella zona, nella provincia di Agrigento. Quindi diciamo che da questo punto di vista sicuramente è un bel risultato, però come hanno detto gli inquirenti, come hanno detto per esempio il procuratore capo Lovoio, comunque il procuratore capo De Lucia, cioè questa è l'evidenza in qualche maniera che la mafia comunque è ancora presente in Sicilia, tanto in Sicilia quanto nel resto d'Italia. Chi pensava insomma che la lotta contro Cosa Nostra fosse stata vinta, insomma, si deve in qualche maniera ricredere. Infatti, Aaron, proprio quello che dicevi, le ultime indagini hanno messo comunque sempre più in evidenza i legami tra criminalità organizzata e politica, criminalità organizzata e potere economico finanziario. Penso anche all'operazione Stige, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, dove sono operazione che ha visto anche l'arresto di funzionari dello Stato e di uomini dello Stato. Quindi ancora di più, qualora fosse necessario, si mette in evidenza questo legame strettissimo. Abbiamo secondo te gli strumenti giusti, utili a disposizione per contrastare questo, per cercare di spezzare questo tipo di legame, o bisognerebbe operare con altri mezzi e in un altro senso? C'è una giusta coralità secondo te? Ma io io mi posso attenere a quello che dicono gli addetti ai lavori, nel senso che ci rivorrebbe una riforma della giustizia, l'ultima che è stata fatta, diciamo che ha accontentato fino a un certo punto le ultime che sono state fatte. Ci vorrebbe un potenziamento del reato di associazione mafiosa, andrebbe rivisto nel senso di potenziarlo, non ovviamente di toglierlo. Bisognerebbe prevedere anche il potenziamento del 416 ter, bisognerebbe provvedere a un rafforzamento per esempio del reato riguardo il reato di voto di scambio politico-mafioso. Bisognerebbe prevedere tutta una serie di azioni anche in materia di intercettazioni. Gli interventi che sono stati fatti diciamo che soddisfano, in realtà non soddisfano gli addetti ai lavori. Quindi da questo punto di vista mi auguro che chi andrà prossimamente al governo non faccia orecchie da mercante di fronte alle tante necessità che sono state rappresentate proprio dagli addetti ai lavori, anche in materia di confisca dei beni, di gestione dei beni confiscati. Insomma, le cose sono tante su più fronti, diciamo. Anche le commissioni antimafia, sia quella regionale sia quella nazionale, diciamo che sembra che si potrebbe pensare che siano un po' obsolete, o perlomeno nella strategia di interventi. All'interno di queste commissioni abbiamo presenze di politici, diciamo, del ventaglio parlamentare, ma le commissioni soprattutto gli riscontri sono quelli che appaiono.
hanno il compito di perseguire soprattutto la politica corrotta. Quindi dovrebbe essere un po' rivista. Che ne pensi tu, Aaron? Io credo che la Commissione parlamentare antimafia dovrebbe recitare un ruolo fondamentale all'interno delle nostre istituzioni. In passato ci sono state commissioni parlamentari coraggiose, penso a quelle quando tra i membri vi era Pio La Torre, che anche con una relazione di minoranza riusciva negli anni 80 a identificare perfettamente, a inquadrare perfettamente la composizione della mafia di allora, addirittura mettendo i nomi e cognomi di tutti quei soggetti della mafia corleonese che in quel momento erano in ascesa. E addirittura li inquadrava in un momento in cui quei nomi non comparivano nemmeno nelle relazioni degli investigatori, dei funzionari di polizia, dei carabinieri. Il nome di Vito Ciancimino viene fatto per la prima volta come legato a quella parte. Vito Ciancimino è l'ex sindaco mafioso di Palermo, legato ai corleonesi a doppio filo, a doppio mandato. Oppure penso a un'altra sempre commissione antimafia coraggiosa, è quella che aveva in qualche maniera riconosciuto che c'era stato un depistaggio per quanto riguarda la morte di Peppino Impastato. Ci sono state delle azioni coraggiose da parte della commissione antimafia, quella la più recente, quella di quest'anno, l'ultima, diciamo, ha per esempio sviscerato, ha indagato per quanto riguarda il protocollo Farfalla, ciò ovvero quell'accordo che i servizi segreti in qualche maniera stavano portando avanti per poter interrogare o usare o visitare i boss mafiosi in carcere senza il bisogno di dirlo, come prevede invece la legge, agli organi della magistratura. E sono emerse delle cose clamorose, tra l'altro il protocollo Farfalla che vedeva tra i firmatari e tra i promotori proprio il generale Mario Mori. Però per esempio cosa non ha fatto? Non c'è stato il tempo, non c'è stato, questo non lo sappiamo, però sicuramente non c'è stato un'indagine, diciamo, sulla trattativa Stato-mafia. In questa, in altre legislature se ne sono occupate, ma si poteva fare in maniera più approfondita. Comunque la competenza della Commissione antimafia, parlamentare antimafia, è proprio anche quella di indagare, anche perché ha a disposizione degli strumenti che sono gli stessi dell'attività giudiziaria, cioè quindi può sentire persone, disporre degli esami di testimoni, o addirittura sequestrare dei materiali. Quest'anno è stato fatto per esempio in occasione quando si è indagato sulla massoneria, i rapporti della criminalità e massoneria, sono stati sequestrati gli elenchi della massoneria di Bisi, adesso non mi ricordo il nome della massoneria, comunque sono stati sequestrati questi elenchi. In passato si sono occupate sempre delle commissioni, sono occupate di altre delicate indagini. Insomma, la ricerca della verità deve essere fatta da più campi, non è solo della magistratura, e la politica recita un ruolo fondamentale. E infatti non è un caso che tu facevi riferimento all'ottava legislatura, mi pare settima, ottava, si parla di Presidente del Consiglio, se non ricordo male Spadolini, poi mi pare Fanfani. Cioè, quello è il periodo in cui vennero ammazzati la maggior parte dei giudici, molti magistrati furono ammazzati durante la gestione di quella commissione socialista, democristiana, con altri piccoli partiti. Poi siamo giunti, diciamo, ai tempi più recenti, dove con gli attuali presidenti dell'attuale commissione si sono, diciamo così, fermate le stragi dei giudici, ma non i contenziosi, chiamiamoli così fra virgolette, all'interno della gestione malavitosa. Ma questo secondo te rappresenta un miglioramento dell'azione preventiva ma anche coercitiva della commissione, o comunque è una situazione che si verifica in seguito ad un patto
ad un accordo che non è mai cessato. Ma io non so se c'è una relazione diretta, cioè, allora, per fare un esempio, la Commissione parlamentare antimafia è fatta di vari soggetti politici, al cui interno ci sono rappresentanti della maggioranza e rappresentanti della minoranza. Io prima ho citato non a caso quella di Pio La Torre, perché proprio Pio La Torre in relazione di minoranza. Cioè, quindi anche quando quel partito, chi ne fa parte, anche se non è, diciamo, il partito vincente o il politico vincente di quel governo, può comunque dire la sua facendo domande, investigando. Ci sono persone che hanno fatto questo nel corso di questi anni. Posso citare il vicepresidente della commissione Fava, che si è impegnato a lungo, la stessa Rosy Bindi comunque si è impegnata in varie attività. Lo stesso Beppe Lumia, Giulia Sarti, cioè, ci sono dei nomi che, ci sono, che non si sono tirati indietro anche nel fare domande scomode. Io credo che comunque il discorso della Commissione Antimafia rientra nel quadro dell'impegno che la politica si deve assumere senza se e senza ma per arrivare alla verità, a scoprire la verità sui fatti più scabrosi che abbiamo avuto nel corso della nostra storia. Ma anche sul presente. Alla fine l'impegno della politica è a più livelli, quello della Commissione è sicuramente uno, ma ancora più grande deve essere l'impegno nel riconoscere, e quindi vengo a quello che c'è stato con le ultime operazioni, cioè se noi sappiamo, scusate, che c'è un politico che in qualche maniera ha avuto rapporti con le associazioni criminali. Cioè, la politica, alle ultime elezioni siciliane, ci sono stati un gran numero di soggetti che la commissione parlamentare, su cui la commissione parlamentare antimafia ha pubblicato dopo le relazioni degli impresentabili, che tutti lo sapevano che erano impresentabili. Noi non si può arrivare sempre dopo, cioè, ci vuole che la politica si prenda un impegno per arrivare prima. Perché quando uno è impresentabile si sa, non è che non si sa. Ma sai cosa? A proposito appunto di questa campagna elettorale, una delle tante, consideriamo che nel nostro paese c'è qualcheduno che si propone a garante, come figura di garante, pur essendo un pluripregiudicato condannato. C'è qualcosa che non va oggettivamente, io credo, no? Perché non, è difficile che faccia epurazione di se stesso un sistema che accetta, accoglie una situazione di questo genere e un elettorato dall'altra parte che sembra essere addirittura disposto a ripetere la stessa operazione di voto. Cioè, tu ti auguravi poc'anzi che i prossimi al governo accolgano le istanze degli operatori del settore e che quindi veicolino una giusta, applichino una giusta riforma in base a quelle che sono le esigenze. Ma io non ho ancora sentito da parte di nessuna delle varie fazioni politiche una proposta seria, concreta, organica e organizzata Programma. per arrivare a questo risultato. Allora, come possiamo chiedere a questo sistema di autopunire se stesso? Beh, Qualcuno dovrebbe essere sicuramente. a farlo, no? Perché se consentiamo che un pluripregiudicato Ma anche le commissioni condannato sia regionali. lì a proporsi come garante, c'è qualcosa che non mi Anche torna. le commissioni regionali. Ma sicuramente bisogna fare in modo che in qualche maniera, io mi auguro che i cittadini ascoltino bene e soprattutto non abbiano la memoria corta. La memoria corta rispetto a ciò che è accaduto negli ultimi 25 anni, 20-25 anni, perché non è possibile che la storia si ripeti sempre identica. Che ascolti bene, guardi bene la campagna elettorale, guardi bene quello che accade attorno alla campagna elettorale e quelli che sono effettivamente i programmi. Chi non mette al centro della propria campagna elettorale comunque la lotta alla mafia, la lotta alla corruzione, come struttura proprio di base, nei primi 5, 6 punti, vogliamo essere buoni, allarghiamolo a 10,
a quel punto è meglio non votare, è meglio non votare quei partiti, perché si ha già la risposta se non cambieranno. Perché, perché insisto nel parlare della lotta alla mafia e della lotta alla corruzione? Perché lotta alla mafia e lotta alla corruzione, qualora venissero risolti, risolverebbero un sacco di problemi anche economici del nostro paese. 160 miliardi di euro l'anno guadagnano, tra virgolette, le mafie, la mafia S.P.A., che non esiste, però guadagna questo. La cifra che ogni anno viene tolta a causa della corruzione viene stimata sui 60 miliardi. Fate poi dopo voi i calcoli e capite che abbiamo oltre 200 miliardi che non entrano nelle casse dello Stato dal punto di vista proprio concreto. Se venissero intercettati questi introiti, questi fondi, questi beni, in qualche maniera se ne guadagnerebbe tutti quanti. Si potrebbero risolvere i problemi del nostro PIL, del nostro debito, del nostro e poi dopo ogni volta vengono fatti rincarare, vengono fatti pesare sulle spalle dei cittadini con tasse e quant'altro. È inutile che si dice non ci saranno le tasse, non applicheremo le tasse. Penso che questo livello da bedaggine sia stato superato, perché comunque la storia ci insegna. È vero, il nostro è un paese dalla memoria estremamente labile, estremamente corta, però la pressione fiscale, la pressione economica che stiamo subendo dagli ultimi 10 anni a questa parte, direi, è davvero pesante, difficile da sostenere. Ma Aaron, l'assenza di una proposta organica, strutturata, ripeto, perché io ancora non l'ho sentita, sarò stata distratta, ma non mi pare sia stata fatta una proposta davvero argomentata. Ho sentito tanti slogan, questo sì, tante promesse, tanti paroloni altisonanti, ma francamente sostanza ne ho vista ben poca. Questa assenza, secondo te, è determinata da mancanza di conoscenza approfondita nei confronti del fenomeno e quindi non si sa da che parte prenderlo, incompetenza o semplicemente non è ancora il momento? Ma c'è qualcuno che ha parlato in materia di programmi, bisogna essere onesti in queste cose, di comunque lotta alla mafia, di volersi impegnare in lotta alla mafia e alla corruzione? Certo, è stato un accenno, non è stato una rappresentazione del programma completo, è stato un accenno di programma. Esatto. E in qualche maniera c'è stata il discorso, per esempio, sulla dare il DASPO ai corrotti, presentato dal Movimento 5 Stelle, però il programma del Movimento 5 Stelle rappresenta tante cose, non c'è solamente quello, ci sono anche altri aspetti che bisogna valutare bene, bisogna inquadrare. Per quanto riguarda, ripeto, sicurezza, illegalità, giustizia, lo stesso 5 Stelle ha proposto come riforma della giustizia il rafforzamento del 416 ter sul voto di scambio politico mafioso, quello di cui parlavo prima, sì. O anche la riforma della prescrizione, per esempio con la sospensione del primo grado di giudizio o dal rinvio al giudizio. Queste sono delle proposte che sono che sembrano in apparenza piccole, ma non lo sono così piccole da un certo punto di vista. Poi dopo ognuno farà le sue considerazioni, diciamo, sui vari movimenti, io non so, o i vari partiti, quello che diranno. Noto che una piccola parte è stata messa, poi non lo so, insomma, ecco, non mi sento di dire per chi bisogna votare denoto che c'è stato questo, oppure anche per quanto riguarda, che ne so, l'idea di promuovere gli agenti di copertura, sotto copertura, per reati di corruzione. Questa
è un'idea che viene promossa da magistrati come Davigo, Di Matteo, di applicare l'agente provocatore, di usare l'agente provocatore, diciamo, sui reati di corruzione. Sì. E è una cosa che in questo momento in Italia non esiste. Quindi non sfido chiunque a dire che questa sarebbe una cosa sbagliata. Certo, ma questo per dire che giusto, importantissime tutte le operazioni che vedono dare un colpo serio all'ala militare delle varie organizzazioni criminali, ma forse, ecco, quello che volevo dire è che probabilmente è arrivato il momento di adottare dei provvedimenti diversi, forse un po' più adeguati rispetto a quelle che sono diventate le criminalità organizzate oggi, quindi mafia, 'ndrangheta, camorra. Questo sicuramente, Antonella, anche perché bisogna capire che queste organizzazioni criminali sono più che mai forti e presenti nel territorio. Se non c'è questa consapevolezza, non solo da parte della politica ma anche dal semplice cittadino, se non si accetta questa che purtroppo è una verità e quindi non diventa prioritario, non si considera prioritario, se questa cosa non viene fatta vedere, non viene mostrata per quella che in realtà è e quindi non c'è la consapevolezza, è ovvio che il cittadino guarda più altri aspetti, guarda più il portafoglio dentro casa, se ha il portafoglio pieno a fine mese oppure c'era vuoto o altri aspetti. La verità è che dovrebbero capire che proprio a causa di queste criminalità organizzate il portafoglio ce l'abbiamo meno un po' tutti. Esatto. Ma scusami Aaron, ma visto che stiamo parlando di questo argomento, quindi della commissione, non è possibile che questo argomento, diciamo questo programma che riguardi la lotta alla mafia, possa essere ritenuta un'opzione, cioè un partito decide di intraprenderla, un altro no. E credo che spetti non solo agli elettori, a chi fa politica, ma anche a chi la subisce, imporre a tutti i partiti un programma di insieme, quindi che coordinino tutti quanti e che siano obbligati tutti quanti a fare una propria proposta e di coordinare contemporaneamente una azione che credo faccia male a tutti, cioè tutti i partiti credo abbiano o dovrebbero almeno ufficialmente soccombere sotto un'azione malavitosa e quindi i cittadini che li hanno eletti i rappresentanti. Quindi mi sembra una, diciamo, un'opzione, insomma, fuori luogo quella di dover dire un partito la propone e l'altro no. Dovrebbe essere forse non so, il capo dello Stato o personaggi di questo livello ad imporre a tutti i partiti un programma antimafia. Ed è un programma che tutti dovrebbero sentire come necessario intraprendere. Io credo che debba essere così. Una iniziativa di questo tipo. Questo sono d'accordo con te, perché la lotta alla mafia non è una lotta di partito o di classe, è una lotta che riguarda, una lotta di civiltà. Riguarda libertà, è una lotta di civiltà, di libertà, di democrazia. Ho i miei dubbi che questo venga praticamente accolto. Perché è la storia che ce lo dice, perché se c'è uno Stato che non vuole in qualche maniera scoprire la verità sui mandanti esterni delle stragi, che non vuole scoprire la verità sui tanti misfatti che non ci sono stati nel nostro paese, se abbiamo avuto un capo dello Stato che in qualche maniera ha sollevato conflitti di attribuzione, un altro capo dello Stato in passato che addirittura, in base a quella che è l'impostazione, l'accusa, diciamo, della procura di Palermo al processo trattativo Stato Mafia, addirittura ha inquadrato un ruolo attivo da parte dell'ex presidente della Repubblica Scalfaro in certe vicende che riguardano il 92-93, perlomeno per quanto riguarda la sostituzione dei vertici carcerari all'interno del DAP e un certo adoperarsi per la sostituzione appunto di determinati soggetti, e anche dal punto di vista che è un capo dello Stato che ha dichiarato il falso oggettivamente parlando, perché IPM aveva detto che non aveva fatto assolutamente nulla e non sapeva nulla di quella sostituzione dei vertici del DAP, quando invece poi prove su prove hanno dimostrato che sapeva come il presidente Scalfaro di cosa era accaduto in quella sostituzione dei vertici del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Detto questo, poi abbiamo avuto Giorgio Napolitano, che non lo dico io, l'ha dichiarato il magistrato procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri,
che si è opposto fermamente quando il premier Renzi, fino al giorno prima, il premier Renzi aveva deciso che Gratteri sarebbe stato il ministro della giustizia del nostro paese, va da Napolitano, la sera stessa cambia idea, Gratteri non viene più nominato ministro della giustizia. E Gratteri sappiamo quali erano le sue idee, cos'è che avrebbe portato. E questo non è avvenuto perché un capo dello Stato si è opposto. E quando accade questo, è inutile che stiamo a dire la lotta alla mafia dovrebbe essere una lotta di Stato, se i nostri vertici più alti addirittura hanno decisamente fatto altro. E allora io mi chiedo, chi servono questi soggetti istituzionali alti? Probabilmente servono altri. Esatto, infatti io... questo è il sospetto, il legittimo sospetto. Io so, come diceva Pasolini, io so, ma non ho le prove. Ecco, e tutto questo lo ritroviamo nell'articolo a firma tua e di Lorenzo Baldo, dedicato proprio all'argomento. Il titolo è Trattativa a Teresi, qualcuno nelle istituzioni ha condiviso il dialogo informale con la mafia. Ed è praticamente l'introduzione che il sostituto procuratore di Palermo, Vittorio Teresi, ha utilizzato per mettere in discussione appunto il tema del contrasto al 41 bis, una di quelle tante proposte inaccettabili contenute nel papello. Ci vuoi dare qualche informazione in più rispetto a questo passaggio? Perché l'articolo è molto bello. Vi consiglio di leggerlo perché è davvero interessante e vi mette in luce tutti i legami che ci sono stati. Magari Aaron, se vogliamo provare a fare un Bignami. Ma guarda, la requisitoria, considerate che è durata dalle 9:30 di mattino e si è conclusa alle 6:30 della sera. Ecco. Quindi diciamo che è particolarmente lungo sintetizzare tutto quello che si è detto in quella giornata. Chiaramente, per quanto riguarda il 41 bis, la questione è semplice, nel senso che il regime di 41 bis era una normativa che era stata introdotta immediatamente dopo gli omicidi in particolare l'omicidio Borsellino, e aveva una durata di un anno. Di fatto, perché era una legge emergenziale. Cosa è accaduto comunque nel corso degli anni? Che questa legge poi è cambiata, è diventato un regime di applicazione carcere duro per far sì che in qualche maniera i boss mafiosi non abbiano il contatto con l'esterno, che non possono comandare, mandare ordini o quant'altro. Hanno la possibilità di vedere le famiglie, tutto quanto regolamentato secondo determinati criteri. Cosa è accaduto? Che nel 92-93 noi sappiamo che tra questo regime carcerario, fino ai mafiosi che erano abituati al Grand Hotel, al Lucciardone, erano abituati assolutamente a regimi molto più soft, quando si sono visti introdurre questa situazione hanno iniziato, che si aggiungeva già alle condanne agli ergastoli, che c'erano state con il maxi processo e così via, hanno iniziato a mettere in atto una serie di stragi e attentati, in particolare quelle del 1993, anche secondo quelle che erano state le sensazioni dei vertici delle istituzioni all'epoca, perché ci sono le relazioni della DNA, della Direzione Nazionale Antimafia, la relazione della DIA nell'agosto del 1993, dopo le stragi del 93, diceva: attenzione, questi sono attentati che determinati dal fatto che c'è un'insofferenza della mafia al contrasto al 41 bis e in tema di carcerario. Questo l'hanno detto. Lo scriveva la DIA, a firma del capo della DIA Gianni De Gennaro, e soprattutto lo sapevano benissimo perché è scritto nelle agende, l'hanno raccontato in aula anche dei testimoni, lo scriveva per esempio Ciampi, c'era la perfetta conoscenza che le stragi del 93 erano
un attacco alle istituzioni proprio in quella direzione. Lo stesso Napolitano, pensate, aveva parlato che di fronte a quell'attacco c'era un doubt des, si era, aveva la sensazione di avere di essere di fronte a un des. Ecco, il doubt des probabilmente era anche sul settore del carcerario, che in quell'anno, nel 93, dopo tutti i dialoghi delle bombe, porterà alle oltre 341 bis che verranno tolti dal ministro della giustizia di allora, Conso, nel novembre del 1993. Una decisione che lui dice che aveva assunto in completa autonomia, ma che, secondo l'impostazione accusatoria del processo trattativo, aveva visto l'intercessione di numerosi soggetti come i vertici del DAP che erano appena stati sostituiti, era stato destituito Nicolò Amato e al suo posto erano arrivati Adalberto Capriotti e soprattutto Francesco Di Maggio in qualità di vice, che con una serie di lettere diciamo che chiedevano o invitavano a dare un segnale di distensione, in particolare proprio al ministro della giustizia Conso, che qualche mese prima aveva sostituito Martelli. E quindi questo è il quadro, molto sintetico ovviamente, perché bisognerebbe andare a vedere tutta una serie di fatti che sono avvenuti e che addirittura non solo fatti gravi che sono avvenuti, perché non c'era solamente la mafia che protestava per il 41 bis, c'era una lettera anonima anche di sedicenti familiari di vittime, di familiari di mafiosi, che in qualche maniera... avevano inviato addirittura al Papa, a Scalfaro e ad altri, invitando, denunciando i soprusi che venivano fatti al 41 bis, eccetera, 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 chiedendo, addirittura c'erano delle rivendicazioni, dei messaggi di intimidazione da parte della sigla Falange Armata, una sigla fantomatica che nasconde che ha rivendicato diversi attentati proprio tra il 1991 e il 1995-96, e che poi scomparirà e riapparirà qualche anno fa, per dire a Rina di stare zitto, perché parlava in carcere, quindi che alle cose ci avrebbero pensato loro. E questa Falange Armata, addirittura, quando Nicolò Amato verrà sostituito con Capriotti, manderà una comunicazione dicendo: questa è una vittoria politica della Falange Armata. Cioè, ci sono tutta una serie di cose. Cosa si nasconde dietro a questa sigla? Ci sono tanti interrogativi. Io ricordo la testimonianza dell'ambasciatore Fulci, che raccontava che quando era presidente al CESIS, che è praticamente il coordinamento dei servizi italiani, praticamente aveva fatto un'indagine per capire chi fossero questi da Falange Armata, da dove partissero queste telefonate, in che maniera si vinceva dall'indagine che, sovrapponendo le mappe dei luoghi da cui partivano le telefonate con le sedi del SISMI, dei servizi, comunque apparivano che erano esattamente simili. Certo, no, il discorso non può che ricollegarsi naturalmente, come dicevamo prima, alle stragi. Leggevo un articolo che è stato scritto da Giorgio Bongiovanni, appunto, che faceva riferimento all'omicidio del giudice Rocco Chinnici, e proprio l'omicidio di Chinnici è avvenuto quando la commissione antimafia, parlo di quella nazionale, Aaron, era presieduta dalla DC, se non ricordo male c'era Spadolini, ma poi subito dopo ci fu Fanfani. Voglio dire, la presenza di alcuni parlamentari della maggioranza probabilmente allora ha consentito di avere o di raggiungere poi una pax mafiosa, ma quando invece a presiedere la commissione ci sono i cosiddetti partiti di minoranza, forse potrebbero fare qualcosa in più, essendo meno vincolati dal condizionamento dei partiti.
è una riflessione che potrebbe essere fatta magari a posteriori, andando avanti con il tempo. Anche perché abbiamo avuto, come dicevi tu prima, alcuni rappresentanti non solo nazionali, ma anche regionali che si sono distinti, ma quelli appartenenti ai grossi partiti che hanno comunque sempre gestito non solo il potere politico, ma anche quello del rapporto con la mafia. Diciamo che le vicissitudini hanno riguardato più il corpo dei magistrati e quindi anche della polizia, piuttosto che quella della politica. Credo di poter dedurre da una superficiale visione una considerazione del genere. Insomma. Non so se la condividi. No, io credo che, come dicevo prima, l'impegno deve essere su tutto quanto il fronte. È giusto che insisti sul ruolo che la Commissione Antimafia può e deve avere, sia quella nazionale che quelle regionali, laddove ci sono. Per esempio, qui in Sicilia pure c'è Ma non una commissione funziona. regionale antimafia, ma molto spesso non applicano, diciamo, quelle possibilità che comunque sono previste per statuto di indagine, di investigazione, di dare quel contributo proprio per la ricerca della verità. La commissione antimafia è quell'organo che ha questa possibilità. Quindi assolutamente è necessario un impegno forte anche delle forze di maggioranza e di minoranza. Ripeto, come ho detto prima, riguardando a ciò che ha fatto Pio La Torre, che nonostante non era diciamo in quella parte non era forza di governo che in quel momento che governava, era riuscito a far sì che venisse attuata una relazione dettagliata denunciando fatti e misfatti in terra siciliana, addirittura fornendo un quadro che in quel momento erano ignoti addirittura alla magistratura. Quindi il ruolo della politica, quando c'è quella, è la dimostrazione che la politica può fare molto. Insomma. Infatti non abbiamo mai visto astenuti o dimessi di diciamo, politici anche di partiti in minoranza, così come fanno quando ci sono le votazioni parlamentari, alcuni partiti si astengono oppure escono dall'aula. Di queste cose non abbiamo mai sentite all'interno delle commissioni. I rappresentanti della politica, tutti quelli dell'arco costituzionale, sono stati diciamo, sempre presenti e sempre partecipi alle riunioni. Nessuno mai fra loro ha fatto o ha rivolto una protesta, diciamo così, ufficiale o generale contro la gestione della commissione. E sarebbe stata una cosa, secondo me, utile per il cittadino. Ma diciamo che delle azioni, forse si sa molto poco a volte delle azioni che fa la Commissione Antimafia, questo forse anche colpa un po' dell'azione, che magari non sono più impegnati quando si occupano di cose altisonanti, ma in questi anni di legislature, di vari governi che abbiamo avuto non votati. Comunque la Commissione Antimafia è sempre stata presente dal 2012 a oggi, ha sempre fatto attività, cioè non è decaduta Sì, la anche Commissione prima. Antimafia, mentre cadevano governi e ne nascevano di Sì. nuovi, la Commissione La commissione fa quello. è rimasta sempre la stessa dal 2012-2013, quando è che ci sono state le ultime elezioni, manco mi ricordo più. Abbiamo perso. Sì, praticamente. Credo che era il 2013, se non erro, Sì, forse sì. e praticamente di fatto la commissione si è occupata di diverse cose. Di diverse cose. Io spero che si occupi anche nuovamente, che torni ad occuparsi delle stragi, perché ci sono stati processi che sono terminati in primo grado, come penso a Borsellino Quater, dove è stato in qualche maniera ravvisato l'esistenza comunque di un depistaggio. Spero che si occupi quindi della strage di Via D'Amelio, spero che si occupi della strage di Capaci, spero che si occupi ancora
delle stragi di Piazza della Loggia, Piazza Fontana, Bologna. Spero che si occupi, così come è stato fatto con la commissione Moro, che ha rivisto tutta una serie di carte. Spero che in qualche maniera, anche si rioccupi di nuovo della stagione del 92-93 per capire cos'è veramente avvenuto dietro la trattativa Stato-mafia. Credo che l'impegno della politica deve essere quello di avere il coraggio di guardare dentro agli scheletri degli armadi che sono presenti in Parlamento. E ce ne stanno tanti gli armadi, Aaron, quindi immagina quanti scheletri si potrebbero trovare. Comunque, sono le 22:54. Aaron, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa sera. Sappiamo che la stanchezza di sicuro non è poca, considerati i ritmi. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie a te. Alla redazione tutta di antimafia2000.com e do giusto qualche flash ai nostri ascoltatori sui titoli del sito. Dunque, il caso francese è l'isolamento negato che ferisce, a firma del direttore Giorgio Bongiovanni, in riferimento naturalmente alla fiction che è stata messa in onda qualche giorno fa, dedicata proprio alla figura del giornalista ucciso naturalmente dalla mafia. E di seguito abbiamo ancora l'ndrangheta stragista dal progetto separatista Forza Italia. In aula la testimonianza, un attimino che non ci aiuta la tecnologia, ecco, la testimonianza dell'ufficiale della DIA di Stefano, firma di Francesca Mondin. Trattativa Teresi nelle agende di Ciampi, documentato il mendacio di Scalfaro di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari. Poi ancora i mandanti esterni della strage Chinnici, sempre a firma del direttore Giorgio Bongiovanni. Di spalla troviamo 'Ndrangheta stragista, Calabrò e la lettera a Grasso di Francesca Mondin. Una intervista riportata al ex magistrato De Magistris, il processo trattativa ed il silenzio di Stato e media. Una intervista nella quale De Magistris, insomma, parla molto chiaramente espone chiaramente la sua opinione rispetto al silenzio dello Stato e degli organi di informazione rispetto al processo trattativa Stato-mafia, un silenzio, Aaron, al quale siamo oramai abituati. Sono in corso le requisitorie e non c'è stato il benché minimo accenno, ma Sono curioso di quello che accadrà tra domani e dopodomani, perché la requisitoria si appresta alla conclusione. Infatti, vedremo cosa succederà, soprattutto quando ci sarà la fase conclusiva. Poi ancora trattativa Terese, arresto di Rina, frutto di un compromesso vergognoso. Ecco, magari Aaron, proprio un flash è possibile perché non abbiamo avuto il tempo di parlarne. Una cosa molto rapida. Arresto Ma rispetto a, scusami. di Rina, frutto di un compromesso vergognoso. Ma sempre in base alla ricostruzione della Procura di Palermo, per quanto riguarda la requisitoria, viene evidenziato come in qualche maniera c'era stato questo compromesso, diciamo, raggiunto, cioè l'impostazione è che l'arresto di Rina sia frutto di quella trattativa che in qualche maniera a un certo punto viene abbandonata con il capo dei capi di Cosa Nostra e viene portata avanti dall'altro corleonese, Bernardo Provenzano. Sull'altare del sacrificio viene posto Rina per portare avanti comunque la trattativa con la mafia e in qualche maniera arrivare a trattare con il capo più mite e più disposto, diciamo, a non portare più avanti le stragi e quindi inabissare nuovamente Cosa Nostra, riportarla in cambio sempre di benefici, comunque, certo. Bene, di seguito troviamo ancora nella sezione Mafia News Camorra, arrestato a Cassino, il boss del Polverino. Si nascondeva in un casolare Antonio Polverino e a firma di Francesco Ferrigno. Nella sezione cronaca Piazza della Loggia, indagato Roberto Zorzi, scattano le perquisizioni. E ancora, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, Operazione Gota 7. Colpo alla mafia barcellonese. Bene, di seguito troverete poi tutta un'altra serie di approfondimenti. Ancora in piedi pagina, vi segnalo le recensioni
di Antimafia 2000, dove troverete tutta una serie di libri e di recensioni davvero molto interessanti. Ancora vi ricordo che è possibile effettuare un abbonamento online alla rivista sia nel formato cartaceo che nel formato PDF. Bene, direi che per questa sera è tutto. Grazie ad Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com, per essere stato con noi. Grazie Aaron e buon lavoro Buon lavoro, sempre. Aaron. Grazie, grazie a voi. Buonasera a tutti. Ringrazio Ugo Moreno per essere stato con noi con la regia. Grazie Ugo. Grazie. Grazie a voi. E ringrazio soprattutto voi ascoltatori per aver fatto anche stavolta le ore piccole con noi. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 18:30 su Radio Saiuz per la nuova diretta di Spazio Aperto e di seguito alle 22 per Osservatorio Antimafia. Grazie e buonanotte a tutti. Buonanotte.